Stefano Sibilla, rappresentante di LMO, lavoratori metalmeccanici organizzati. Questa fabbrica, questa acciaieria maledetta non ha più ragion d'essere. Il suo appello agli operai, ai suoi colleghi, perché in questa città noi vogliamo evitare la contrapposizione. Non ci deve essere contrapposizione tra chi difende l'ambiente e gli operai, ma questa fabbrica oramai non ha più ragion d'essere. Cosa si sente di dire ai suoi colleghi? A noi, ai miei colleghi, c'è da dire questo, che siamo arrivati. Quella fabbrica, come ho sempre dichiarato io all'interno dello stabilimento, ma anche fuori, ancora tutt'oggi, quella fabbrica ad oggi è arrivata a fine vita. Lo sta dicendo la politica, lo sta dicendo Acciaieri d'Italia, io dico solamente ai lavoratori: alziamo la testa, perché il diritto alla salute è unico e prende cittadini e lavoratori. Il posto di lavoro deve essere un lavoro sano, pulito, che non rischia la vita a nessuno. Ecco, lei è un lavoratore ILVA in AS, ex ILVA in AS, sappiamo purtroppo la situazione economica in cui verte. Allora è importante anche smentire questo fatto, perché quando io parlo di chiusura senza se e senza ma, chiusura totale, la domanda è dove andiamo a mangiare, a casa tua? Ma perché oggi la situazione non è già drammatica? Che futuro c'è? Nulla. Già oggi il presente è nulla. Questa parola la sento da tanti anni, perché si ha forse paura o non si ha il coraggio, però fra un po' di tempo il coraggio lo dovremmo avere tutti. Perché quel lavoro, ripeto, non è sicuro. Noi come ILVA in AS, che siamo una platea di 1500, grazie all'accordo del 2018 di tutti i sindacati che sono all'interno, oggi ci troviamo a casa, ci troviamo veramente tutti al disagio. Siamo fuori dal perimetro dell'azienda per quello che hanno dichiarato, perché c'è stato fatto anche un accordo del 2020 fra lo Stato italiano e ArcelorMittal per tenere fuori i 1500 lavoratori. E proprio noi dovremmo prendere questa lotta in mano e non far scappare il nostro futuro.